Allora, io direi di cominciare, Giulia, che dici? Sì, va benissimo. Io vi, allora, vi, intanto vi saluto di nuovo tutti quanti, vi ringrazio sempre di essere qui e di aver partecipato a questo percorso di formazione che è stato molto bello, molto interessante e vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione. Questo è il nostro ultimo incontro e questo incontro è stato pensato per avvicinarvi, dopo aver visto qualche elemento in più su questo fenomeno della tratta, a quello che fanno le associazioni e le unità di strada concretamente, insomma, per aiutare le vittime di tratta. Per cui abbiamo quattro persone che intervengono oggi, che presentano un po' il loro lavoro, come lo svolgono, le difficoltà che incontrano, se hanno qualcosa da raccontare, per avvicinarvi proprio a questo mondo di intervento un po' più concreto. Io lascio la parola a Don Ben, ovviamente, adesso che ha qualche parola di saluto per voi, prima di iniziare. Allora, io ricordo bene che durante la Quaresima abbiamo organizzato e poi vissuto insieme tutti quanti le due prefetture che un po' versano sulla Palmiro Togliatti. Abbiamo vissuto la preparazione, poi proprio la preghiera vera e propria della Via Crucis sulla tratta, diciamo così, una parte preziosissima nell'organizzazione di tutto ha avuto la Papa Giovanni, Encolina, che è qui presente, è presente, mi pare di averla vista. Sono stati quelli in prima linea. Abbiamo parlato molto anche nelle parrocchie con i sacerdoti delle prefetture e così via. E con tutti quanti poi abbiamo percorso nella Via Crucis un tratto abbastanza significativo della Palmiro Togliatti, dove ci sono tante ragazze, anche transessuali e così via. Si era chiusa la Via Crucis quella sera e proprio con questo desiderio come Chiesa. Noi dobbiamo tornare ad avere consapevolezza su questo dramma della schiavitù, che poi in maniera particolare questo percorso che abbiamo, ecco, oggi in qualche modo concludiamo, ha toccato la schiavitù, lo sfruttamento sessuale, ma poi sappiamo bene che ci sono tante altre forme di schiavitù e queste dovranno essere anche oggetto delle prossime edizioni nostre e così via. Quindi dobbiamo tornare ad avere consapevolezza. Dobbiamo tornare a metterlo al centro della nostra preghiera ecclesiale, ma dobbiamo tornare ad abitare e starci su quei posti concreti, dove poi vivono le ragazze, rispetto a questa cosa. Uno dei fenomeni che è stato anche accennato all'interno di questo percorso è che in questo modo, in questo periodo, si sta sviluppando questo fenomeno dell'indorno, cioè nelle case, poi è molto più difficile. Bene, oggi il nostro incontro vorrebbe anche essere un ulteriore spazio di riflessione, ma anche di presentazione di alcune delle realtà che fanno parte del coordinamento diocesano antitratta, che concretamente poi scendono in strada ad incontrare le persone, a parlarci, a familiarizzare e lentamente allacciare e creare relazioni. Bene, io sono contento oggi appunto di questo spazio. Perché vi dico questo? E quelli che sono presenti e avete fatto questo percorso di formazione, vi chiederei di ascoltare l'intervento delle varie unità di strada soltanto con questo desiderio. Io, e anche insieme a qualcuno che magari non ha fatto questo percorso oppure l'ha iniziato e non l'ha finito, ma io. E qualcun altro, dove potremmo stare? Perché starci, scendere anche in strada, guardate, è un modo di metterci quell'inquietudine interiore che Suor Rita ci ha messo al primo incontro, vi ricordate? Una sana inquietudine spirituale interiore dove dici non è possibile non fare niente. Ecco, io lascio la parola alle persone che oggi devono parlare, però invito tutti quanti voi proprio ad ascoltarle con questa ricerca nella testa, nel cuore, negli angoli, a dire dove e come potrei, perché starci, sottolineo,
è un modo di alimentare dentro questo fuoco. E quando non vivi la frustrazione e l'impotenza, passano così le cose, ecco, un po' ci scivolano. Grazie e lascio la parola, non so qual è l'ordine di intervento. Grazie Don Ben, io lascio la parola a Gigi e lo lascio anche presentarsi. Allora, ciao a tutti, buonasera. Allora, scusate che tra una ventina di minuti io devo lasciare perché ho un impegno urgente in parrocchia. Allora, io faccio parte della parrocchia di Santa Giovanna Antida, zona Ardeatina, Laurentina. Come una cosa che mi fa piacere per primo dire è che l'anno passato noi abbiamo fatto un incontro di preghiera in parrocchia per sensibilizzare la parrocchia di fronte alla tratta. Bene, noi siamo un quartiere abbastanza periferico, fuori dalle linee di comunicazione principali, in strada non ci sono questi fenomeni, però nel quartiere diverse volte sono state trovate case dove si facevano di questi incontri. Allora, detto questo, parrocchia di Santa Giovanna Antida, come siamo nati? Siamo nati da un incontro che ho avuto con Don Paolo Lo Iudice, quando vescovo di settore cercò di sensibilizzare. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Allora, cercò di sensibilizzare il settore sud a cui appartengo e quindi partecipai a quegli incontri con Don Paolo. Dopodiché da lì nacque un'unità di strada, RAB, con cui abbiamo operato un pochino di tempo, dopodiché però anche parlando con Don Paolo abbiamo deciso di fare per conto nostro, quindi creare un'unità di strada soltanto della nostra parrocchia. E attualmente i volontari di questa unità di strada sono tutti parrocchiani di diverse estrazioni, sia come gruppi di appartenenza e così via. Bene. Una cosa che mi piace ricordare è che noi operiamo soprattutto a Viale Marconi e davanti la Confindustria. E con le ragazze, ma questo successe tantissimo tempo fa, all'inizio proprio, riuscimmo a fare un incontro con le ragazze in parrocchia. Le invitammo, vennero in parrocchia, abbiamo fatto una piccola catechesi con le ragazze, le abbiamo portate davanti al Santissimo, abbiamo mangiato insieme, venne anche Don Paolo. Poi però per diversi motivi quegli incontri non sono potuti continuare. Bene. La zona l'ho detta. Che cosa facciamo? All'inizio io devo ringraziare tantissimo Suor Carla, che faceva parte di queste prime unità di strada, e ci in pratica attraverso lei abbiamo iniziato un cammino, soprattutto per così per sgrossarci, per vedere che cosa faceva lei e così via. Da lei io ho imparato tantissimo. Chi incontriamo? A Viale Marconi, ragazze, adesso sono, l'altra settimana siamo usciti, sono diminuite sensibilmente. Ci hanno detto che qualcuno si è spostata alla Colombo, ma altre invece ci hanno riferito che non è vero, che anche nella zona della Colombo non c'è tanta frequentazione. Che cosa facciamo? All'inizio cerchiamo di creare una relazione con le ragazze. Abbiamo usato diversi modi, piccoli presenti, qualche altra cosa che potesse in qualche modo farci creare questa relazione, e poi ormai da diverso tempo usiamo invece il Vangelo. Abbiamo sperimentato portando un Vangelo che abbiamo regalato ad ogni ragazza. Ci sono ovviamente delle ragazze che hanno accettato il Vangelo, delle ragazze che hanno accettato
di creare una relazione con noi e delle ragazze invece che non ne vogliono assolutamente sapere. Chi non ne vuole assolutamente sapere sono essenzialmente di etnia Rom. Vengono le ragazze di Viale Marconi, vengono tutti da Craiova, tutte quante da Craiova. Non so come siano arrivate a Roma, qualcuno ci ha detto che sono arrivate a Roma attraverso la Puglia. Da quello che siamo riusciti a capire, da notizie che ci hanno dato loro, non hanno dei veri e propri protettori. Dovrebbe esserci, da quello che ci hanno detto, la mafia albanese che controlla il marciapiede, si fa pagare, ma alcune non pagano e nessuno gli ha mai fatto niente, nessuno ci ha mai dato fastidio. Abbiamo assistito a momenti invece di piccola violenza da parte di uomini verso queste ragazze e dicevo come ci presentiamo? Essenzialmente attraverso il Vangelo. Abbiamo regalato il Vangelo, all'inizio facevamo aprire il Vangelo a caso. Loro aprivano il Vangelo, lo leggevano, tenendo conto che hanno una vergogna enorme. Sono tutte ortodosse, hanno una vergogna enorme per il fatto di essere lì e non si sentono degne di aprire il Vangelo. Però poi la maggior parte l'ha sempre aperto e poi li invitiamo a confrontarsi con questo Vangelo. Ultimamente invece abbiamo preparato dei piccoli fogliettini con delle frasi sempre evangeliche che loro prendono a caso, aprono e poi attraverso quello creiamo un rapporto tra noi e loro attraverso quella parola. Il gruppo è formato sia da maschi che da femmine, essenzialmente femmine. Ultimamente ci sono stati due ingressi, sempre parrocchiani. Se qualcuno volesse contattarci, non ha che da contattarmi attraverso me o attraverso la parrocchia, il parroco che li indirizzerebbe direttamente da me. Abbiamo aiutato queste ragazze anche con, sono ortodosse, nella nostra parrocchia io avevo invitato per cittadini rumeni che vivono in situazioni disastrate, avevo invitato e riuscito a trovare un prete ortodosso che ogni tanto veniva e faceva delle momenti di preghiera con questi rumeni. E attraverso questo invece adesso ogni domenica viene un sacerdote ortodosso per celebrare la liturgia domenicale. Questi rumeni vanno là, ma soprattutto dico questo perché una ragazza che adesso sta in Romania a Craiova mi ha chiesto aiuto di diverso tipo. E allora io ne ho parlato con il sacerdote ortodosso e mi ha detto che ne ha parlato con il responsabile, non ho capito bene di che cosa, ha il numero telefonico per fare in modo che questa ragazza che adesso è in Romania possa essere aiutata anche in Romania. Li abbiamo aiutati soprattutto durante il periodo del lockdown, dove assolutamente non lavoravano, anche con aiuti attraverso la Caritas di viveri, pannolini e altre cose, cercando sempre di fare in modo che di avere un rapporto, diciamo, di confidenza con loro. Ci sono stati diversi momenti in cui loro si sono aperte. È chiaro che non tutte si aprono, non tutte vogliono avere rapporti con noi, ma ci sono state diverse situazioni in cui ci hanno, credo che si siano aperte abbastanza nel loro profondo, nei loro sentimenti. È una cosa che molto comune, a parte vabbè quello che fanno, che chiaramente li porta ad avere questo questo giudizio verso il sesso maschile, ma spesso hanno un rapporto verso il mondo maschile, soprattutto per grosse delusioni che hanno avuto con ragazzi
e probabilmente qualcuno proprio ce l'ha detto, l'ha portata sulla strada. Io, Giulia, non so se ho detto tutto, se debba aggiungere qualche altra cosa, se è capito qualche cosa, dimmi te. Don Ben? Eccoci, grazie. So se grazie. Va bene così quello che ho detto. Sì, va benissimo. Va bene. Io, visto che devi lasciarci, non so a questo punto se, prima di lasciare la parola a Maria Luisa, se qualcuno magari vuole fare qualche domanda, certo, proprio direttamente a te, o se... Noi questa sera usciamo, andiamo sia a Viale Marconi, ci sono delle ragazze con cui abbiamo creato una relazione più profonda, ma che ancora non sono tornate dalla Romania. Altre, e poi l'altra volta invece, per la prima volta lì a Viale Tupini, abbiamo trovato due nuove ragazze che non avevo mai visto, che hanno accettato. Ah, e lì invece, per la prima volta c'era una macchina, lì a Via Tupini, con due tipi dall'aspetto poco raccomandabile. Chi fossero stati non lo so, non ci hanno detto niente, non hanno, però probabilmente stavano là per le ragazze. E poi un'altra cosa che ho notato: il mondo sommerso che sta attorno a queste ragazze, non solo persone che l'aiutano, cioè che in pratica campano in questo modo, c'è chi gli fa da tassinaro, chi gli procura la legna, chi gli va a comprare il panino, ma anche delle persone veramente molto, molto provate dalla vita, che stanno lì e non fanno niente, assolutamente. Una ci ha detto che una di queste persone probabilmente ha qualche problema, almeno a livello psicologico, si è innamorato di lei e sta lì, tutte le sere, sta lì con questo mondo sommerso accanto a queste ragazze. Se ci sono domande, volentieri. Posso? Sono Giovanna Grenga. Ciao, John. Luigi, lei ha detto ragazze di etnia Rom, ho capito bene? Sì, sì, qualcuno è di etnia Rom e sono quelle che fanno più difficoltà ad allacciare, ad avere relazioni con noi. Qualcuno è di etnia Rom. E ho saputo che a Craiova ci sono grosse comunità Rom. Io non ci sono mai stato. Ho saputo che ci sono grosse comunità Rom a Craiova. Confermo. Ah, già, tu sei romeno, sai tutto. No, che esistano comunità Rom, sì, no, ma questo, io mi sono occupata di Rom, ma questo è proprio lo scardinamento anche di... Eh sì, comunità. Ma io l'ho notato, sai, scusa se ti interrompo, sì. Allora, l'ho notato anche una volta, una ragazza era incinta. Noi abbiamo fatto di tutto per non farla abortire, di tutto abbiamo fatto. Dopodiché invece se n'è andata in Romania, lì ha abortito, a Craiova. Ultimamente invece il bambino è nato. Il bambino è nato, ci ha mandato anche la foto della bambina nata. Non so che situazione ci sia con il papà, che da quello che so non dovrebbe essere nemmeno a Roma, però è vero quello che dici, però io frequentando i Rom vedo che quelli che vengono in parrocchia per la Caritas, che c'è uno scardinamento, è vero quello che dici, è vero. Cioè la prima frontiera dello scardinamento è stata la droga. Sì. Dagli anni 70-80 i ragazzi Rom, Spinaceto, son morti di overdose. E questo che mi dici, perdonami, benché dal 1980 abbia cominciato con Don Bruno Nicolini ad avvicinare le comunità, ho visto donne non Rom ospitate nei campi e protette da alcuni giovani, anche invisi alle stesse comunità. Ma la prostituzione di ragazze Rom è una cosa dalla quale sono... Guarda, io adesso non dico nulla di cose che so, però so che ci sono ragazzi in diversi punti di Roma dove soprattutto persone anziane li avvicinano, e sono tutte sicuramente di etnia Rom.
Aggiungo su questa cosa una sola parola. È in atto in questi ultimi cinque, ma forse poco più di cinque anni, una trasformazione forte e repentina del mondo dei Rom, perché appunto la prostituzione nel mondo dei Rom era una cosa impensabile fino a 10 anni fa. Questo è un fenomeno chiaramente nuovo. Io in primi tempi avevo iniziato ad incontrare qua e là qualcuna che diceva di essere di origini Rom e così via. Adesso si possono incontrare delle ragazze che vivono che dicono tranquillamente di essere in qualche modo Rom o di vivere nei campi Rom. Sì. Scusa Don Ben, io ho visto, una ragazza ci ha fatto vedere il campo Rom a Craiova, dove abita la sua famiglia. Luigi, c'è una domanda per te sulla chat. Una domanda, grazie. Cioè, sì, Lucia, però ma devi leggere perché io non sono capace. Come no? Ah. Sor Lucia chiede se sulla strada hai notato meno ingressi dopo la chiusura della notte per Covid. Sì, 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 tantissimo. Ma a Viale Marconi è diminuito notevolmente il traffico. Il traffico, ma proprio di macchine. Ultimamente è diminuito notevolmente il traffico e sono diminuite anche le ragazze, però ce ne sono, ce ne sono sempre. Però c'è stato un periodo, il periodo più così più brutto del lockdown, che le ragazze non c'erano per me, e nel periodo in cui li abbiamo aiutate. Okay. Grazie mille. A posto? Senti, io mi scuso con tutti, ma devo scappare. Bene, vi ringrazio. Grazie a te, Gigi. Grazie mille per essere intervenuto. Un bacione. Ciao. Grazie. Ciao, ciao a tutti, state ciao. Bene. Ciao. Allora, io a questo punto lascio la parola alla nostra seconda relatrice, che è Maria Luisa, che ho visto prima. Eccola qui. Eccomi. Sì, di Sant'Egidio, che lascio presentarsi e parlare del suo lavoro. Grazie. Grazie mille. Io una premessa faccio subito, è che purtroppo, come Luigi, terminato di parlare dopo un po' dovrò andare via, perché oggi, diceva prima Don Ben all'inizio che ci mancano i momenti conviviali. Oggi per la prima volta dopo 3 anni le maestre e gli altri genitori della classe di mia figlia hanno organizzato una pizza e mi sembrava veramente bisogna andarci e quindi alle 19 devo uscire di casa, 19:10. Comunque proverò a essere sintetica in modo tale da poter ascoltare anche gli altri, perché è una cosa che veramente non mi piace, parlare e andare via, e poi magari se qualcuno anche volesse intervenire così avrà uno spazio per le domande. Allora, io sono, mi chiamo Maria Luisa, sono della comunità di Sant'Egidio, credo che non ci sia necessità di presentare molto la comunità, ma sicuramente forse presentare il nostro lavoro con le vittime della tratta. Come forse sapete, Sant'Egidio è una realtà che a Roma presenta tante sfaccettature, nel senso che siamo presenti in diversi ambiti e aiutiamo in diversi settori di quel che possiamo definire le povertà. E l'incontro con le vittime della tratta perciò è avvenuto non soltanto in strada per noi, ma è avvenuto in tanti ambienti di Roma, per esempio in carcere, oppure nel CPR a Ponte Galeria. Anzi, forse posso dire che i primi interventi che abbiamo fatto e che hanno avuto anche dei risultati con le vittime della tratta è avvenuto proprio al CPR a Ponte Galeria. Fino a prima della pandemia c'erano diverse donne, c'era tutto un settore femminile, molte di queste donne erano donne nigeriane
che erano finite là dentro perché trovate per strada senza documenti. Per loro forse il CPR, nell'assurdità di quel luogo, che è veramente un gran brutto posto, ha rappresentato la salvezza, perché abbiamo avuto modo di avvicinarle, di conoscerle, di fare amicizia con loro e di prospettare la possibilità di uscire dalla vita che avevano condotto fino ad allora, anche spiegando che in Italia chi dichiara di essere vittima di tratta, anche senza dover necessariamente denunciare coloro che li hanno portati qui, hanno diritto ai documenti. Questo lo dico perché, facendo un po' un balzo in avanti rispetto a quello che dirò fra poco, questo è importante da sapere, è importante anche dirlo, spiegarlo alle persone che incontriamo per strada. Perché? Perché per strada si incontrano ragazze che spesso non parlano l'italiano, nonostante magari siano in Italia da tanto tempo, e che sono in uno stato di soggezione anche per il fatto di non avere i documenti, di sapere di essere in una situazione illegale. E spiegare loro che in realtà lo Stato italiano protegge le vittime della tratta, anche concedendo i documenti e quindi consentendo loro di poter intraprendere un percorso di emersione dall'illegalità, di poter trovare anche, perché no, un lavoro, quindi di condurre una vita tra virgolette normale, è una grande possibilità di aiuto concreto per le persone per uscire dalla strada. Quindi, come dicevo prima, noi le vittime della tratta le abbiamo incontrate in carcere, le abbiamo incontrate al CPR, le incontriamo nei nostri centri. Noi abbiamo diversi centri di distribuzione di pacchi, di vestiti, di generi alimentari, in diversi punti della città, uno grande a Trastevere, poi anche in diversi quartieri della periferia, e queste sono tutte un po' porte aperte della comunità nei confronti delle persone che hanno difficoltà e che si rivolgono a noi. Io personalmente, come Don Ben sa, perché una sera è venuto a fare un giro con noi, è un giro molto bello tra l'altro, la sua presenza è stata molto apprezzata dalle nostre amiche, con altre amiche e amici della comunità vado il venerdì sera nella zona della Palmiro Togliatti, del mattatoio di quello che loro chiamano Porta Portese 2, e qui incontriamo ragazze nigeriane e soprattutto tantissime transessuali. Una particolarità forse del nostro giro è proprio questo, che ci rivolgiamo anche a molte transessuali. Alcune di queste, anche queste erano, le avevamo incontrate in carcere a Rebibbia, perché a Rebibbia in un settore maschile c'è un'area destinata alle trans, e molte altre le abbiamo conosciute per strada. In che cosa consiste il nostro giro? Noi fondamentalmente portiamo in primo luogo amicizia, cioè ci fermiamo a chiacchierare. Chiacchierare, a presentarci, a informarci su di loro, sulla loro vita, sui loro problemi. Portiamo anche magari un po' di tè caldo, qualche dolcetto, i cioccolatini per la festa della donna, ma soprattutto proviamo ad essere persone normali e a trattarle da persone normali. Nei confronti soprattutto delle trans, questo è veramente un gesto rivoluzionario, perché le trans non sono mai considerate e trattate da persone normali. E per esempio, una cosa molto bella che è accaduta, come dicevo prima, noi le trans le conosciamo da tempo, nel senso che incontrandole in carcere poi con alcune di loro si è instaurata un'amicizia che è proseguita anche fuori dal carcere. E Don Ben raccontava della Via Crucis, bellissima, veramente bellissima, non so chi c'era di voi,
ma veramente è stata una cosa molto molto bella. Sono state molto brave le parrocchie, la Papa Giovanni XXIII a organizzarla. È stato veramente, secondo me, un evento per quelle zone. E alla Via Crucis c'era una nostra amica trans che era stata conosciuta in carcere, che adesso è fuori, che fa la badante, che finalmente ha i documenti e che ha veramente un percorso di vita normale, ed è voluta venire alla Via Crucis. E molte trans le abbiamo incontrate durante il lockdown, perché tutte loro, come molte delle ragazze che incontriamo per strada, durante il lockdown hanno fatto veramente la fame, perché soprattutto nel momento della chiusura, quel lockdown duro, no? Quando l'Italia era zona rossa, non avevano modo di trovare come mangiare, come sostentarsi. Hanno telefonato al nostro numero di aiuto e quindi siamo andate nelle case proprio a portare i pacchi alimentari. La cosa bella di questo incontro con le trans è che, soprattutto con alcune di loro che hanno un forte desiderio di normalità, cioè di uscire, soprattutto quelle che stanno meglio, che ancora che non sono che sono in una situazione, diciamo, fisica migliore rispetto alle altre. Considerate che le trans hanno veramente grossi problemi fisici anche a causa dei trattamenti che fanno, delle medicine, degli ormoni, delle sostanze che assumono per il cambiamento di sesso. E alcune di loro hanno cominciato a frequentare la nostra scuola d'italiano, e questa è per noi una cosa bellissima, perché vengono a scuola. L'anno scorso già alcune hanno conseguito la certificazione B1, quella che dà diritto a richiedere la cittadinanza, perché la nostra scuola è sede di esami. E devo dire che la scuola è una cosa che è piaciuta molto a loro. Ne abbiamo tantissime adesso di iscritte. Io ho quasi perso il conto, ogni tanto chiedo, perché io insegno italiano in questa scuola come attività di volontariato, e quindi le prime le ho introdotte nella mia classe, ma poi si sono passate la voce fra di loro, e quindi adesso sono in varie classi in base ovviamente al livello di conoscenza della lingua. E la cosa bella è che per alcune di loro la scuola è stato il primo passo verso il cambiamento di vita. Per esempio, una di queste trans incontrate per strada, che poi è venuta nella mia classe e ha fatto la certificazione B1, adesso lavora regolarmente in un hotel come cameriera. E un'altra quest'inverno mi ha scritto dicendomi espressamente che voleva cambiare vita e chiedendomi aiuto per cambiare vita, e ha cominciato a frequentare i nostri corsi per caregiver, per avere, diciamo, una competenza che le consenta magari di fare un lavoro domestico, perché teniamo conto anche che si tratta di persone che magari hanno anche difficoltà a lavorare nelle case, nelle famiglie. Ecco, quindi quello che mi sembra importante dire è che la presenza della nostra, come di tutte le unità di strada, prima sentivo il lavoro bellissimo che fa Luigi nella zona di Marconi, è quello di umanizzare la strada. La nostra presenza è una presenza veramente diversa. Queste persone, queste ragazze, che siano nigeriane, che siano trans, le macchine che si avvicinano a loro sono macchine in genere che vogliono qualcosa, e noi andiamo per portare amicizia, per portare normalità, per portare discorsi, anche per scherzare, per considerare ed essere considerate persone normali. E questo, secondo me, è già il primo passo.
Diceva prima Luigi, mi ricollego a quello che lui raccontava anche sul discorso dell'evangelizzazione, anche questo è un aspetto che noi piano piano con rapporto di amicizia proviamo e con qualcuno riusciamo. Per esempio abbiamo delle trans che vengono regolarmente a tutti gli incontri che noi facciamo o di preghiera o di evangelizzazione, abbiamo degli appuntamenti noi durante l'anno. E alcune di loro vengono e vengono molto volentieri. Noi non facciamo degli incontri riservati a loro. Le invitiamo a partecipare agli incontri comuni, a quelli con tutte le altre persone che invitiamo, con gli altri studenti della scuola, con le altre persone che aiutano magari nei servizi della comunità, perché ci sembra veramente importante questo, cioè che siano trattate da persone normali insieme ad altre persone normali quali sono. Ecco, io forse come introduzione mi fermerei qui. Non so se qualcuno vuole fare domande, così magari intervengo poi su singoli aspetti del nostro lavoro. Scusate se posso una domanda, ma durante questa attività non siete mai stati comunità di strada infastiditi dagli eventuali predatori, da coloro che sfruttano questa situazione? No. Allora, questa è la paura che ha mio marito. Tutte le sere quando torno, tutto bene? Allora, dico subito che effettivamente è un mondo che visto dall'esterno mette un po' di ansia. E anch'io quando mi è stato chiesto la prima volta di fare questo giro, non dico, insomma, ero un pochino preoccupata. Noi ce ne accorgiamo che ci sono le macchine che controllano. Questo, come lo diceva anche Luigi, no? Abbiamo notato una macchina con due persone. Per esempio lì al piazzale dove andiamo a trovare le trans, all'angolo c'è una macchina che fino all'ultima uscita era bianca, per mesi è stata bianca, noi sappiamo che lì dentro c'è quella che loro chiamano la pappona, lo sappiamo, che controlla, che è un'altra trans. Anche nel giro delle trans c'è la tratta, questo noi non lo immaginavamo, ma anche loro vengono assoldate, molte in Brasile ma anche in Colombia, da persone che promettono loro lavori in Europa e poi si ritrovano sulla strada. Sappiamo anche che pagano per il posto dove si prostituiscono. Ci hanno detto anche quanto pagano. Io credo che chi le controlla ha capito che non siamo un pericolo, tra virgolette, nel senso che ovviamente noi non facciamo mai discorsi espliciti, adesso vieni via con me, denuncia, fai, ecco, questo. Dobbiamo anche pensare che è un lavoro molto lento, cioè ogni persona, ogni ragazza tirata fuori da lì è frutto di mesi, quando non di anni, di lavoro. Per questo diciamo, per esempio, dicevo prima, all'inizio il CPR è stata un'occasione felice per molte nigeriane, perché erano lontane dalla strada, erano anche lontane dagli occhi di chi, delle madame, no? Chi le controlla, e quindi erano anche più libere di uscire facendo perdere le tracce. Non è un lavoro facile, questo è evidente. Però no, se devo rispondere alla domanda che faceva Marco, nessuno ci ha mai infastidito. E d'altronde si vede che siamo persone abbastanza, cioè portiamo un tè, portiamo dei cioccolatini, facciamo due chiacchiere, portiamo gli inviti magari a delle occasioni, come dicevo prima, la catechesi o della quaresima, oppure non so, a una messa. Niente di pericoloso per loro.
però sono piccoli semi di un'amicizia, è soltanto nell'amicizia personale con qualcuno di loro si può instaurare poi quel rapporto che magari porta la ragazza a fidarsi di noi e quindi eventualmente a trovare le strade, le strategie, i modi per uscire dalla tratta. È ovvio che non si può andare lì pensando che io adesso stasera arrivo e salvo, e salvo, questo no. Spero di c'è una... Scusami Maria Luisa, c'è una domanda in chat che volevo girarti, che ci manda Andrea, che ringrazio. Per persone come me che non sono mai andate sulla strada e quindi nessuna esperienza di tratta, se con questo corso meraviglioso che ci avete donato e con la Via Crucis, come si può iniziare a fare il giro sulla strada? Ecco, come essere introdotti? Allora, io dico ad Andrea intanto che lei vedo una lei, sì, donna, e lei è fortunata perché ha fatto il corso, almeno c'ha un'idea. A me quando mi è stato chiesto la prima volta di andare a fare il giro, nemmeno il corso avevo fatto. Adesso, a parte gli scherzi, sicuramente se lei vuole cominciare può rivolgersi a qualcuna delle associazioni, dei gruppi che ha incontrato durante questo cammino, durante questo corso di formazione e unirsi. Immagino che dipenda anche dalla zona. Roma è molto grande, quindi magari, non so, se abita dalle parti dell'Eur, magari le conviene chiedere a Luigi, rivolgersi a loro. Però direi che sì, per iniziare a fare il giro conviene sicuramente all'inizio appoggiarsi a qualcuno che già lo fa, per andare insieme a loro. Insomma, chi... Ma non ci vogliono grosse risorse umane, basta un pochino di simpatia e poi, come dicevo prima, noi non è che facciamo chissà che, andiamo a parlare, a chiacchierare, portiamo un po' di tè, portiamo qualche invito e ci occupiamo di loro. Ok, grazie. Prego. Avete qualche altra domanda prima che Maria Luisa debba magari lasciarci? Sì, scusate, io visto che ho sentito prima Maria Luisa che faceva riferimento alla zona della Palmiro Togliatti e io sono di zona, diciamo, nel caso della domanda che aveva fatto Andrea, cioè per mettermi a disposizione per fare qualcosa, con chi devo, con quale associazione mi consiglia di mettermi in contatto? Marco, ti sentiamo un po' maluccio. Io credo di aver capito quello che chiedeva. Sì. Io abito nella zona della Palmiro Togliatti, quindi con quale associazione posso mettermi in contatto per aiutare? Io credo che lì in zona ci siano tante associazioni che vanno, sicuramente anche la Papa Giovanni credo vada lì. E poi non lo so, ma so che diverse associazioni, perché è una zona molto purtroppo frequentata. Ecco, Encolina mi conferma. Quindi Marco, penso che devi un attimo pensare tu. Noi, come dicevo, andiamo il venerdì normalmente. Non so, Encolina, che giorno andate voi, e poi anche in base, che ne so, alla tua simpatia, all'associazione che ti ispira di più, come ognuno c'ha le sue anche voi venerdì, non ci siamo mai incontrati. Anche Encolina, che è della Papa Giovanni XXIII, ti anticipo per tutti, insomma, sì, interverrà sì, dopo. Quindi penso, Marco, che poi anche... scegliere un po' in base alle tue esigenze, alle tue giornate libere, e poi sicuramente puoi contattarci attraverso Giulia, insomma c'è modo
contattarci sicuramente. Mi riallaccio a questo discorso perché c'è una domanda in chat da parte di Andrea che ci chiede come si fa a conoscere chi fa questo tipo di servizio nelle zone di Roma, che è effettivamente una domanda interessante, perché c'è una rete di associazioni, di enti, di parrocchie, unità di strada che fanno questo. Come conoscerle? Non so se ci sia un, tra virgolette, archivio di questo, di queste realtà, non credo. Non so se voi, che ne sapete sicuramente più di me, avete qualche indicazione da questo punto di vista. Io su questo aggiungo una cosa. In questi anni, da quando è un po' nata la, anche il coordinamento, quando ci sono delle persone disposte a scendere appunto in strada, come ci diciamo, di solito proviamo a vedere, rispetto alle varie realtà, associazioni, parrocchie, le zone su Roma e così via, la persona, la sua disponibilità rispetto a giorni, orari e così via, perché sulla Palmiro Togliatti, oltre alla Sant'Egidio, Papa Giovanni, c'è Sor Carla, c'è Ali di Speranza e così via. In zona Marconi abbiamo sentito Luigi, ma poi c'è il gruppo RAB e così via. Su via Salaria c'è la parrocchia di San Prometto. Allora, le persone che, a meno che uno non voglia fare proprio un giro, cioè con tutti quanti esco una volta con tutti e poi decido che forse non è proprio il massimo di cosa, allora chi sarebbe interessato e desideroso, e ridico magari, lo segnali a Giulia in questo caso direttamente, poi proviamo a fare match tra disponibilità, orari e così via, perché è chiaro che bisogna farsi un po' le ossa, lo diceva Luigi, ma lo diceva anche Maria Luisa, cioè bisogna scendere, lasciarsi affiancare e così via, e dopo un po' eventualmente, se si forma un altro gruppo, cioè ci sono più persone, possono formarne un altro gruppo, ma più o meno tutte le unità di strada hanno una storia del genere, anche i singoli membri delle unità di strada, cioè per un po' di tempo hanno frequentato, hanno affiancato e poi hanno avuto, cioè sono messi più in prima linea. Quindi a meno che uno non abbia già una decisione, può contattare direttamente appunto una delle realtà già di questa sera, lo può tranquillamente dire a Giulia e poi proviamo a fare match. Va bene, vedo già un paio di domande in chat su questo. Io farei a questo punto questa cosa, insomma, adesso dopo che ci saremo lasciati in quest'ultimo incontro, chi di voi fosse interessato può, insomma, segnalarmi tramite la mail che avete sempre utilizzato, che ho sempre utilizzato io, insomma, per scrivermi, appunto le vostre disponibilità, in che zona siete, dove vorreste eventualmente uscire, visto, insomma, le cose che mi state chiedendo in chat. E io poi provvederò a mettervi in contatto con qualcuno o darvi qualche indicazione in più. Grazie per l'interesse. Avete altre domande da fare a Maria Luisa? Andiamo avanti allora. Andiamo avanti, va bene. Allora io vi saluto, vi ringrazio. Grazie. Per una decina di minuti e poi dovrò allontanarmi. E poi, Don Ben, ti aspettiamo. Devo rifare un altro giretto con ciascuno di voi, veramente, perché è passato l'anno. Io. Sì. Comunque devo dire che anch'io ho notato quello che diceva Luigi di Viale Marconi, l'abbiamo notato anche noi. Nella zona della Palmiro Togliatti e anche del piazzale delle Trans, e loro dicono che c'è meno lavoro. E non so se questo sia vero, che veniamo a fare c'è meno lavoro, che fa un po' ridere, che uno gli verrebbe da dire bene e devi far finta di oh, peccato, però ecco. Non lo so, come mai non lo so, però abbiamo notato che ci sono meno ragazze e loro lo attribuiscono. No, non scendiamo, non usciamo in strada perché tanto c'è meno lavoro. Boh. Così. Benissimo, grazie mille. Grazie Maria Luisa. Io do la parola adesso ad Encolina,
che fa parte appunto dell'associazione Papa Giovanni XXIII, e le lascio subito la parola. Buonasera a tutti. Eccoci. Ciao Ancolina. Ciao. Io spero che regge la connessione. Prima non vi sentivo molto bene. Allora, come è stato già detto, io sono della Papa Giovanni XXIII e sono la referente dell'unità di strada e di una casa di accoglienza su Roma. E è da 8 anni che vado in strada, da quando sono 2 mesi dopo essere arrivata in Italia, e sono partita per pura curiosità, perché dicevo sempre: oddio, queste ragazze sono giovanissime, a volte anche più piccole di me, volevo conoscere quel mondo. E poi ho iniziato, un giorno che sono andata ho detto: io adesso non torno più, non ce la faccio, è troppo per me. Poi pian pianino ho capito che era quel troppo che mi spingeva di ritornare sempre da queste ragazze, ed eccoci qua dopo 8 anni e continua ad andarci. E la nostra unità di strada, come ho già detto prima, noi andiamo di venerdì, facciamo anche noi la Togliatti, però ci fermiamo soprattutto dalle ragazze rumene e anche le ragazze nigeriane, anche qualche ragazza trans, ma non facciamo la loro zona. Se li vediamo sulla strada della Togliatti, a volte ci fermiamo, però soprattutto rumene e nigeriane, quelle poche che ci sono nigeriane, perché adesso sono rimaste davvero pochissime, e meno male. Sperando che non si prostituiscano negli appartamenti, perché poi il rischio c'è sempre quello, un segno positivo che non ci sono sulla strada, però è da capire se non si sono trasferite nei luoghi chiusi, cosa che rende anche più difficile il lavoro dell'unità di strada, perché è molto difficile poi entrare in contatto con loro. La nostra unità di strada è abbastanza grande in realtà in questo momento, a volte abbiamo un esercito che sta andando a incontrare la ragazza. E, oltre a me abbiamo un frate che viene in strada con noi, una suora, e, 2 o 3 giovani scout, altri membri della Papa Giovanni. Siamo parecchi in questo momento, e cosa molto bella, da tutte le età, dai 18 a 84 anni, e riusciamo a trovare il linguaggio in comune anche se abbiamo diverse età. Perché si va sulla strada? È ovvio che il nostro sogno, ma quello di tutte le unità di strada, è quello di liberare tutte queste ragazze, di accoglierli e di non vederli più là. E rimane comunque ancora quello il sogno. Poi però ci rendiamo conto che è un processo molto lungo, che non sempre avviene, anzi quasi sempre avviene purtroppo. E si va, come hanno detto tutti, per creare una relazione, per conoscerci, per dirgli che io mi fermo da te perché non voglio niente in cambio. Ti offro la mia amicizia, una parola di conforto, o un bicchiere di tè quando fa caldo. Vengo perché mi importa, non è che in collina o chiunque va sulla strada di venerdì sera non ha niente da fare, dice: vado così per curiosità, andiamo a vedere cosa fanno le ragazze sulla strada. Si va perché ci teniamo, e io in collina vado anche perché sono donna e vedo davvero la dignità proprio calpestata sulla strada, al di là del sfruttata, non sfruttata, perché poi io dico alle ragazze: quello che mi dite io vi credo, voi mi dite che non c'è nessuno che vi controlla, va bene, io ti credo. Però mi permetto di dirti che qua, se sei venuta qua, c'è un motivo dietro. È la povertà, la famiglia da mantenere, i figli che devi rispondere per tutte le loro le esigenze. Non mi importa, io so che c'è un motivo che ti porta a stare qua sulla strada, e credo che insieme questo motivo magari può venire anche meno, c'è un'altra soluzione. Andiamo perché li vogliamo bene. Perché poi credo che anche dentro la vocazione di ognuno di noi c'è quel povero che... non ci sono poveri di serie A, di serie B. C'è però quel povero che ti prende di più. A me le ragazze di strada, quando li vedo, non lo so, sento proprio il cuore che si allarga. Sai, quando dici: questo è il mio posto, ecco. Il mio posto credo che sia con le ragazze di strada.
In questi anni noi abbiamo visto poche ragazze purtroppo uscire. Grazie a Dio l'ultima una settimana fa mi ha scritto: sono arrivata in Romania, adesso sto qua col mio figlio, non voglio tornare più sulla strada di Roma. So, io prego che sia così davvero, prego che non ritorna, però intanto so che c'è una mamma che ha capito l'importanza di crescere suo figlio, che non importa tanto, risponde a tutte le esigenze, quanto la presenza della figura materna nella vita di questi figli, perché poi la maggior parte delle ragazze rumene che incontriamo, ma anche quelle nigeriane, sono mamme, che comunque questi figli crescono lontano da loro. Noi offriamo subito anche l'accoglienza, in realtà, se loro vogliono. In questi 8 anni è successo una volta sola che una ragazza nigeriana, appena l'abbiamo incontrata, ci siamo presentati, lei era incinta di 4 mesi sulla strada, ha detto subito: sì, io vengo con voi. Ho detto: oh, ma è vero? Ovviamente l'abbiamo presa, adesso è una mamma felice che cresce il suo figlio. È tutto. Noi, oltre all'unità di strada, poi durante il lockdown abbiamo iniziato a fare questa cosa di portare dei pacchi alimentari alle ragazze, però siamo proprio noi che li portiamo a casa loro. Raramente succede che ci fanno entrare, però almeno arriviamo fin sotto casa, anche per vedere in che condizioni vivono, anche per vedere se vivono con altre persone, se c'è qualcuno che li controlla qualcosa, perché tutte le ragazze, soprattutto quelle nigeriane che abbiamo conosciuto in questi anni, che hanno lasciato la strada, viene sempre fuori poi che qualcuno che li controlla vive proprio a casa con loro. E anche per dirvi che ci siamo anche oltre la strada. Poi io credo che l'esperienza, io non vorrei ripetere tutto quello che è stato detto prima, io a volte le dico anche: noi non ce l'abbiamo la scuola, ma io dico: ah, c'è la scuola di Sant'Egidio, andata via Marsale, che c'è il tempio di Caritas. Io tutti i centri che conosco dico: andate là, così almeno, perché credo fortemente e credo che in questi anni anche il coordinamento l'abbia proprio dimostrato quanto è importante tra associazioni, tra unità di strade e lavorare, perché dove non ci arriva una ci arriva l'altra. Ed è così che si risponde a questi tipi di situazioni. In più, per le ragazze che escono, offriamo anche tutto un percorso fino ad arrivare alla piena autonomia. E adesso, per diversi progetti europei che stiamo seguendo, siamo riusciti anche ad assumere delle ragazze che sono uscite dalla strada per fare e se non sono mediatrici, perché gli manca, insomma, la formazione, però questo termine che si usa, peer mentoring, che fanno tipo tramite tra noi operatori in questi progetti e le ragazze che cercano aiuto. Cosa molto bello, che è anche per dire, no, riuscire anche a dare un senso a tutta quella sofferenza, a tutta quella violenza che loro subiscono. Ci sono ragazze che purtroppo, devo dirlo, non si riprenderanno mai. Abbiamo delle ragazze che sono proprio destinate adesso a stare sempre con noi, perché per tutto quello che hanno subito, le violenze, gli insulti, non si riprenderanno mai. Però ci sono anche altre che davvero oggi hanno sbocciato, se pensi al loro passato dici: wow, io magari non ho proprio la forza, non so nella loro posizione se riuscirei a riprendermi come si sono ripresi loro. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie Nicolina, grazie mille. Intanto Maria Luisa, abbiamo il corso di mediatori, potremmo farli iscrivere, sì, perché diventa un mestiere. Certo. Nicolina, se vuoi, noi abbiamo il corso di mediatori, che è un corso riconosciuto e dalla qualifica di mediatore per l'intercultura. Quindi se vuoi, queste ragazze potremmo farle iscrivere al corso e così diventa proprio un mestiere. Perfetto. Vedi? Benissimo. Io vi lascio lo spazio per delle domande direttamente ad Nicolina prima di passare al nostro ultimo intervento. Qualsiasi cosa vogliate chiedere, prego.
se non ci sono altre domande, magari ce le teniamo per la fine, insomma, e si vengono fuori un po' dopo. Io a questo punto vi presento la nostra prossima relatrice, che è Costanza, che ho visto collegata prima. Sì, sono qui. Eccoci, piani di speranza. Scusate che il posto non è molto bello, ma sono tornata dal lavoro, mi ha preso qui. Mi chiedo scusa. L'importante sono le parole, ti lascio la parola. Speriamo, ok. Bueno, buonasera a tutti. Io sono Sor Costanza, sono suore della Sacra Famiglia d'Urshel, fondazione spagnola. Noi abbiamo iniziato il nostro lavoro sulle strade inizialmente con altro gruppo. E dopo per diversi motivi iniziato su La Togliatti con Ali de Speranza. Noi a questo punto, in questo momento, siamo a lavorare di forma personale. Io vado al punto, no? Dopo, perché sono i contesti, a volte sono molto simili a quello che ho sentito degli altri gruppi, no? Noi siamo a questo momento, facciamo un po' la zona, gli archi della Togliatti, dopo la strada che va verso la Colatina e dopo ci stiamo avvicinando alla Longoni. Noi dal punto che abbiamo iniziato, che già fa quasi 4 anni, stiamo accompagnando di forma personale 8 ragazze trans. Sono tutte latinoamericane. Stiamo accompagnando ragazze, soprattutto ragazze dell'Argentina, che qui è molto utile la mediazione culturale, perché diciamo siamo 2 persone che siamo argentini, ragazze della Colombia e qualche ragazza del Brasile. A questo momento abbiamo riuscito a poter fare un percorso, ringraziando la Caritas, un percorso di salute con queste 8 ragazze, 9 in questo caso, un percorso di salute, un percorso, iniziando un percorso dei documenti. Qualcuna non aveva neanche il suo documento del suo paese, iniziando già nel tramo finale di un asilo politico con qualcun'altra, e motivare studi e anche qualche inserimento iniziale al lavoro. Con queste, diciamo, comunità di strada, noi usciamo tutti i venerdì, tutti i martedì, un orario abbastanza tardi, ossia alle 9:30 fino alle 1 siamo sulle strada. In questo percorso abbiamo trovato soprattutto una ragazza della Nigeria che abbiamo riuscito a accompagnarla nel suo percorso di documentazione. Siamo a un punto finale e tentando di inserirla in qualche comunità, diciamo, per tirarla fuori da questa problematica. Questa ragazza particolarmente ci ha chiesto di uscire. Che ci troviamo noi? Ci troviamo delle ragazze trans che abbiamo riuscito a capire anche il percorso di come sono arrivati qui a Italia. Abbiamo riuscito a entrare nelle sue case, compartire anche altri momenti al di là della sua situazione propria della prostituzione, e abbiamo capito che almeno queste
questi nuovi, nuove ragazze che noi siamo accompagnare corpo a corpo, hanno chiesto di uscire da questa situazione. Ovviamente ci troviamo con il disagio economico, bueno, una quantità di situazioni molto complessi. Siamo convinti che non possiamo andare avanti se non si lavora in rete. Abbiamo trovato anche la forza della rete in qualche associazione, anche ovviamente la Diocesi di Roma, la Caritas, tanti stamenti della Caritas che ci danno la possibilità di dare una mano alle ragazze, dopo particolarmente qualche consolato. Siamo anche collegati a Progetto Dritti, che è un equipo diciamo, di avvocati che lavorano di forma gratuita e vedono un po' l'insieme della situazione delle ragazze. A questo punto nel gruppo abbiamo la possibilità di mediatore e mediatrice in qualche lingua specifica delle ragazze, che questo è una veramente è un dono di Dio. Anche una ragazza che sta facendo studi del lavoro sociale, questo anche molto molto utile per il gruppo, perché riusciamo a sistemare un po' la conoscenza di cada una delle ragazze. E dopo una donna focolarina che anche lavora a un CAF. Questo ci ha dato una mano enorme per risolvere situazioni molto molto particolari e poter dare una risposta concreta. Noi possiamo parlare su queste 8 nuove ragazze di una forma, di una certa conoscenza, ringraziamo Dio, sulle sue possibilità, anche sulle sue impossibilità, no? Tutti e due sono i parametri che stiamo a valutare. Noi come gruppo, perché questo anche lo vediamo molto importante, il nostro gruppo è molto diverso, siamo a crescere tanto, soprattutto per capire il modo che noi dobbiamo, diciamo, sviluppare per continuare su questa missione. Siamo a trovare un disagio abbastanza grande sulle ragazze che sono in zona Matatoio, e quella strada che non mi so il nome, che va dietro di quello che loro chiamano il cancello, verso la Colatina, perché dopo la pandemia è iniziato molto forte lo spaccio. Al momento sono anche a soffrire qualche furto abbastanza violento, già va 2 settimane che sono a vivere questa situazione molto molto violento, e come dicevano prima è verità che sono a disagio lavorale, il lavoro è molto scarso. Le ragazze trans, soprattutto le ragazze che noi siamo accompagnare, a volte diciamo, il collettivo del Brasile è un po' più particolare, però soprattutto le ragazze che stiamo riuscendo a accompagnare hanno, diciamo, da anni un posto dove vivere, qualche tipo di affitto, che evidentemente lì... diciamo, si sviluppa anche altri modi di sfruttamento delle ragazze, perché per posti molti piccoli arrivano a pagare 700-800 euro. E sono arrivando a un punto molto, molto particolare di non riuscire a pagare l'affitto, non riuscire a pagare le bollette, diciamo. In questa situazione per una parte è molto brutta,
perché si trovano molto molto a disagio, non sanno che fare. E per l'altra parte è un modo anche per noi per motivare il fatto del lavoro, no? Inizialmente un lavoro diciamo piccolo, però iniziare a fare un'altra strada. Con quattro stiamo tentando questo, dobbiamo fare ancora un po' di rete più grande sulla cosmetica, sull'artigianato del riciclaggio della plastica, mettere piantine, sulla cucina, no? Diciamo, riusciamo a fare una vendita o iniziare a fare una vendita molto piccola e molto in rete. Però questo incoraggia le ragazze per poter andare avanti. Siamo a questo punto. Come dicevano tutti, non è un lavoro facile per niente. A volte ci fa capire che abbiamo tanto bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo e anche della forza della rete, di essere collegati. Perché dove uno non arriva, arriva un'altra organizzazione, arriva un'altra possibilità. Stiamo tentando di iniziare a capire questa rete. Lo che è successo anche in questa missione è che all'iniziare a accompagnare le ragazze e offrirle possibilità concreta di salute, di un percorso di documenti, iniziano a chiamare ragazze che non sono sulle strade. E anche ci ha chiamato una ragazza dell'Argentina, amica di una ragazza sul territorio italiano. E diciamo che quando si offre veramente si dà veramente una risposta, come diceva Ancolina, si fa la rete da sola, no? E credo che noi dobbiamo lavorare tanto, ma riuscire a fare una forte rete per inserire le persone che vogliono uscire tanto di forma lavorale e tanto di forma comunitaria, no? Perché abbiamo visto che c'è una differenza fra il percorso delle ragazze trans e il percorso delle ragazze nigeriane. Sono più aperti le ragazze nigeriane a inserirsi in una forma comunitaria, non tanto le ragazze trans. Per quello credo che dobbiamo riuscire a capire cada una delle necessità e tirare avanti e fare rete. Va bene, fino a qui posso compartire con voi. Grazie mille Costanza, grazie. Grazie. Io vi lascio lo spazio per un paio di domande e poi concludiamo. Quindi chi volesse, prego. Buonasera a tutti, posso? Assolutamente, buonasera. Sono Marco, chiamo da Ostia e sono un assistente sociale del comune, insomma. E in parte faccio la domanda che ho già fatto una delle prime volte. Avete parlato appunto di rete e di coordinamento. Appunto, esperienza mia, appunto, ho coinvolto il progetto Roxanne per una situazione, però hanno cambiato appunto l'associazione che lo gestiva, per cui di fatto la situazione era andata persa. Esiste il coordinamento di fatto a Roma, appunto, non credo a livello di comune, tra di voi associazioni o pensate di costruirlo o in qualche modo informalmente c'è già e voi avete un po' idea di quante associazioni si muovono sul territorio e riuscite ad aiutarvi? Ritengo che il comune sarebbe compito del comune, insomma, dell'istituzione, però non credo che attualmente il progetto Roxanne sia in grado di farlo. E poi volevo fare presente appunto che forse 15 giorni fa la giunta comunale, l'assemblea capitolina, ha approvato una memoria in cui chiede appunto che lo stesso progetto Roxanne si occupi un po' di tutte le situazioni ai margini, LGBT eccetera, e non solo della tratta.
non so se avete avuto modo di leggerlo, per cui presumo che il comune farà qualcosa, ma ad oggi vi chiedo, avete un coordinamento tra di voi e una rete? Allora, provo a rispondere io a questa domanda. Esiste un coordinamento ecclesiale, più informale se vogliamo così, della Diocesi di Roma, un coordinamento antitratta, di cui alcune realtà questa sera anche sono intervenute. Poi esiste un coordinamento più operativo con il progetto PRAL, ma più a livello regionale, insomma, tramite la Regione Lazio c'è questo progetto per l'accoglienza e l'accompagnamento delle persone che escono. Purtroppo, cioè, avevamo assistito tutti quanti con una certa inquietudine alla sospensione del progetto Roxanne da parte del Comune, e quando nei giorni scorsi è stata data pubblicità, diciamo così, di questa ripartenza del progetto Roxanne, personalmente ho tirato un sospiro di sollievo. Ora, qual è il collegamento tra il coordinamento diocesano antitratta con il progetto Roxanne? In questo momento è zero a livello di coordinamenti. Una delle cose che di sicuro le singole realtà hanno avuto con il progetto Roxanne nel passato è tutto da riprendere. Io avevo contattato l'anno scorso la responsabile del progetto Roxanne, della cooperativa stessa che gestiva un po' per conto del comune, e poi mi aveva detto: Don Ben, ma vediamoci pure, ma in realtà noi siamo sospesi in questo momento. Quindi adesso dovremmo riavviare proprio questo discorso, perché con l'ultimo anno e mezzo la questione si è fermata. Già con la pandemia il progetto Roxanne in sé per sé era diventato un po' più, non dico latitante perché sembrerebbe un'accusa, e forse un po' meno presente su alcune questioni. Quindi da questo punto di vista una sintonia, e addirittura che siano le istituzioni stesse che portino avanti e così via, questo è un discorso che ci auguriamo, e io spero che prima o poi anche il Comune convocherà ad un tavolo tutte le varie realtà che si occupano di questo, perché certamente le realtà ecclesiali, quantomeno parlando per la nostra realtà, fanno, ma noi non dimentichiamo, non vogliamo dimenticarci il fatto di essere comunque sussidiari e possiamo sostenere, ma in realtà le istituzioni dovrebbero stare in prima linea. Non so se non sono riuscito a rispondere, ma difatti questa è la verità. Sì, ti ringrazio. Tra l'altro io da settembre lavoro lì al Dipartimento sul piano di zona e sull'integrazione. Però, come dire, utilizzatemi, fatemi sapere quello che posso fare, perché appunto il progetto Roxanne sta a 50 metri da noi e posso interessare anche il Dipartimento. Per cui, come allora, dire, fatemi sapere se cosa lei ci fornisce, se lei ci fornisce un recapito, un contatto, una mail con la quale poter stare in contatto, a meno che Giulia non ce l'abbia già, poi assolutamente proviamo a sederci a parlarne un attimino. Il contatto temo sia privato, però, Marco. Sì, credo sia il contatto, Giulia, sì, c'è. Okay. Va bene. Marco, tu hai detto che sei a Ostia, no? Sì, qui c'era il progetto Alina di Don Franco, però da tempo non c'è più, perché c'erano state anche minacce, eccetera, per cui di fatto ad Ostia non c'è in questo momento. No, sai perché? Perché noi, diciamo, attraverso delle ragazze trans che non siamo accompagnare di forma più, diciamo, fiduciosa qui a Roma, abbiamo capito che c'è un grande collegamento fra Roma e Ostia. E anche noi abbiamo accompagnato fa 2 mesi a Tania, una ragazza che hanno massacrato di botte lì a Ostia, e, ringraziando, è stato 4 mesi al Gemelli. Siamo ora, come la ragazza è argentina, noi abbiamo riuscito a fare, diciamo, le ragazze, ringraziamo Dio, c'è una famiglia che l'ha potuto portare all'Argentina, ma stiamo lavorando con un equipo di avvocati perché questa ragazza ha bisogno di un risarcimento economico, e noi abbiamo perso, diciamo, il vincolo fra
E l'ospedale di Ostia, dove l'hanno portato per questa cosa, è l'ospedale Cemeli. Per questo, sì, noi possiamo rimanere in contatto, per me sarebbe benissimo, perché stiamo a lavorare su questo fatto, perché è stato molto grave. La ragazza è rimasta con una disabilità e non è morta perché Dio è grande. Però abbiamo capito che c'è un collegamento molto forte, molte papone sono lì a Ostia. Per quello si può fare un grande lavoro insieme, credo, per riuscire almeno a capire, no? Questa dinamica. Veramente sono contenta che ti ho sentito. Una punta, Giulia, se puoi dare la mia mail a suor Maria Costanza. Certo, assolutamente. Ok. Grazie mille. Io direi che possiamo anche avviarci alla chiusura di questo nostro incontro. Chiedo a tutti coloro che hanno partecipato a tutto il percorso e anche all'incontro di quest'oggi, qualora appunto avessero desiderio, sottolineo magari, di affiancare un'unità di strada e così via. Io, ecco, l'altro giorno ho incontrato un'altra realtà che ancora non sta nel coordinamento ecclesiale, ma dovremmo includerla, e anche loro mi dicevano che vanno sulla Palmiro Togliatti, che è un frate comboniano con un gruppo di ragazzi, di varie parrocchie e così via. Gli avevo detto, guarda, potreste spostarvi, perché in questo momento sulla Palmiro Togliatti abbiamo varie unità di strada. Ci sono delle strade dove c'è una forte presenza, ma non abbiamo una presenza di unità di strada, almeno per quello che riguarda, diciamo così, l'ambito ecclesiale. Ed è chiaro che rafforzare, formare delle persone per replicare e aumentare il numero delle unità di strada, per quello che mi riguarda, è uno degli obiettivi che abbiamo, oltre a serrare sempre la rete di collaborazione. Quindi a tutti i partecipanti al percorso di formazione chiedo, se hanno voglia, per cortesia, di segnalare la loro disponibilità e proviamo a rafforzare le unità di strada e perché noi poi dopo replicare, sdoppiare, come dire, perché è una cosa, l'abbiamo visto lentamente poi produce i suoi frutti. Io, detto questo, mi avvio così alla conclusione. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno preparato il percorso, portato avanti, e voi che avete partecipato. E a settembre noi riprenderemo delle cose e il prossimo anno dovremo soffermarci per quello che riguarda il percorso di formazione, ecco, l'azione, l'unità di strada, il sostegno alle persone continua. Anche durante l'estate le unità di strada si fermano qua e là, ma ecco, un minimo di presenza c'è lo stesso. Per quello che riguarda la cosa di formazione e la sensibilizzazione, probabilmente il prossimo anno dovremo accentuare molto sulle altre tipologie anche di tratta, ma anche sul sensibilizzare, come diceva suor Rita, bisogna agire sull'educare anche gli uomini, no? Cioè sui cosiddetti clienti, cioè non è possibile. Questo è un altro aspetto che il prossimo anno dovremmo metterci molto mano. Se siete d'accordo, vi propongo di concludere con una preghiera, affidando a Maria tutte le persone che incontriamo per strada, ma soprattutto quelle che non incontriamo e che si sentono totalmente nella solitudine o abbandonate perché non hanno nessuno nella loro vita, soltanto magari i loro aguzzini o sfruttatori più o meno tenui, non teneri, perché non c'è tenerezza in questa roba qua, e quindi chiediamo al Signore di in qualche modo di aiutarci, darci la fantasia di renderci compagni di viaggio di strada lo stesso. E però chiaro, io lo so che ci sono veramente una marea di persone che nella loro vita vivono con la sensazione che davvero non hanno nessuno, tranne i loro aguzzini.